per fortuna abbiamo tanta nuova tecnologia. In effetti questo congresso è caratterizzato dall'avere aziende, dall'avere persone che ci offrono nuove tecnologie come intelligenza artificiale, come telemedicina, come wearable devices, i dispositivi indossabili che aiutano i nostri pazienti e aiutano noi a curare i nostri pazienti. Questa è sicuramente l'innovazione del futuro. Come l'innovazione sono anche le nuove molecole, le nuove tecnologie che proprio dal punto di vista clinico sono al letto del paziente. È importantissimo il confronto tra di noi professionisti, chi è un po' più avanti, chi è un po' più indietro. È fondamentale l'incontro con le aziende, come è fondamentale l'incontro con le persone che hanno una professionalità diversa dalla nostra. Una caratteristica dei nostri congressi è che siamo molto aperti al mondo degli ingegneri, l'ingegneria clinica, dei data scientist, di chi fa ricerca, di fare chi ricerca clinica. Questo secondo noi è il futuro, l'integrazione delle professioni. E il futuro sarà la presidenza di una donna alla CIARTI? Il futuro sì, è donna, il futuro è di chi ha voglia di impegnarsi come è stato fino adesso in continuità. Il presidente Giarratano ci lascia una società assolutamente in salute con tantissimi progetti e siamo molto contenti di portare avanti queste progettualità con innovazioni ovviamente.